Grandi novità per i tifosi nerazzurri! Oggi vi portiamo un aggiornamento esclusivo direttamente da dietro le quinte del mondo del calcio. Thomas Tuchel, storico allenatore alla guida del Bayern Monaco, sorprende ancora una volta emanando una decisione che risuona nel cuore degli appassionati di sport e, soprattutto, dei tifosi dell'Inter. Ma prima, benvenuti nel nostro canale di notizie sull'Inter! Se sei nuovo qui ti chiedo di iscriverti al canale e di lasciare un like, così riceverai in prima persona le prossime news aggiornate sull'Inter. Non perdere tempo e unisciti a noi! In quest'ultima puntata della telenovela di mercato, Thomas Tuchel ha rilasciato alcune dichiarazioni potenti durante il violento scontro della Bundesliga tra Bayern e Augsburg. La vera notizia che scalda gli animi è la seguente: Tuchel, con il suo discorso ponderato e fermo, ha fatto capire che il tanto atteso trasferimento di Benjamin Pavard all'Inter in questo momento non si concretizzerà. Quelle parole risuonarono come una sinfonia nelle orecchie attente dei tifosi dell'Inter, che attendevano con ansia un risultato diverso. Con eloquenza, l'allenatore del Bayern ha sottolineato che, pur comprendendo il desiderio di Pavard di far parte dell'Inter, ci sono una serie di variabili complesse da considerare in un processo di trasferimento. Il tecnico ha sottolineato che Pavard deve affrontare alcune sfide nel suo percorso, il che richiede cautela nell'affrontare questa situazione. Non si tratta solo di schierare le rose di due grandi club, ma anche di far sì che il Bayern trovi un degno sostituto, facendo sì che il flusso della squadra continui a scorrere con eccellenza. Le parole di Tuchel risuonano come una tempesta di sentimenti contraddittori nel cuore dei tifosi interisti. La speranza di avere Pavard, giocatore abile e promettente, si intreccia con la frustrazione per la prospettiva rimandata del suo arrivo. Tuttavia, la grandezza del calcio risiede proprio in questa complessità, nei colpi di scena delle trattative e nelle decisioni strategiche che modellano il percorso dei club. Eccoci qui, con un esito momentaneo che risveglia tutta una serie di riflessioni. L'Inter dovrebbe continuare a investire le proprie speranze nel trasferimento di Pavard, confidando che il Bayern trovi un sostituto adeguato? Oppure è il momento di esplorare altre opportunità e modalità per rafforzare ulteriormente la rosa interista? Qual è il tuo punto di vista su questo scenario in continua evoluzione? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto!